Eccoci al Climatfest, siamo qui con Bo di Bon to Worry, che ci spiegherà perché appunto sono al Climatfest. Ciao a tutti, sì, sono ormai 2 anni che contribuiamo e partecipiamo al Climatfest, in quanto abbiamo riscontrato che la situazione climatica, il cambiamento climatico, ha comportato comunque un comportamento diverso a livello sociale e un comportamento anche con un aggravamento delle violenze. Noi lottiamo anzi contro le violenze di genere, per cui hanno comportato comportamenti molto più aggressivi, e questo basta vedere dopo il lockdown, durante il lockdown, come le persone ne hanno sofferto. E per quanto riguarda Milano, quanto è peggiorata la situazione durante il lockdown? Allora, durante il lockdown c'è stata un attimo di finta silenzio apparente, ma diciamo che sono aumentati, perché i predatori erano in casa con le stesse vittime e le vittime non avevano modo di poter chiedere aiuto. Per cui diciamo che apparentemente c'è stata una diminuzione. In realtà solo su Milano c'è stato il 12% di casi in aumento. Numeri altissimi, Sì. si parla sempre. E invece, mi stava dicendo prima, da dove arriva il nome Bon to Worry? Allora, il nome Bon to Worry arriva dalla nostra primissima vittima di uno stupro bruttissimo, successo 7 anni fa, che noi siamo nati 7 anni fa, e dove non stavamo ancora decidendo il nome e il logo, e lei era un designer informatico e mi ha detto: te lo regalo io. Visto che le ho salvato la vita, ha voluto porre il nome, mi ha detto: questo è il tuo regalo, abbiamo deciso tutti di tenerlo, col logo che ha deciso lei. E voi siete un'associazione che opera a Milano e avete seguito tanti casi appunto a Milano, però anche in tutto il resto del mondo, giusto? Sì, noi abbiamo casi in tutto il mondo, abbiamo una sede in Italia, abbiamo lavorato in Afghanistan, adesso stiamo lavorando in Ucraina, abbiamo sede internazionale sia tra Londra e gli Stati Uniti, e seguiamo e lavoriamo moltissimo con le forze dell'ordine sia nazionali che non nazionali, cioè lavoriamo molto anche dall'Interpol, lavoriamo alla Polizia Metropolitana di Londra. Ci vantiamo anche di lavorare molto bene con le ambasciate, con cui abbiamo dei credo. Sì. E invece per quanto riguarda appunto l'associazione con il clima, dato che siamo appunto in questo festival che si parla dell'ambiente e del cambiamento climatico, appunto, qual è la relazione con l'aumento dei casi? Ma un po', secondo me, è tutto stato un concomitanza di eventi dal lockdown in poi. E c'è stato una. È come se iniziasse. Io me lo vedo nella società molto come se i giovani fossero soffocati, ma non solo i giovani, anzi, diciamo che sono aumentati i casi di persone che vanno dai 35 in su. Non so se hanno sofferto di questo. Chiusura forzata. Diciamo chiusura forzata, ma secondo me anche di un cambiamento proprio psicologico. Poi spiegarle la vera natura no, comunque c'è stato il primo caso a Londra 2 anni fa dove hanno condannato lo Stato perché una bambina, ad esempio, è morta per l'asma causata dallo smog, ad esempio. E c'è stato un altro caso in cui, sempre nel paese estero, in Tunisia, dove praticamente una bambina è deceduta in seguito alle violenze, e quando lui, per giustificarsi, cioè questo è il padre, per giustificarsi, ha detto: vabbè, ma io soffocavo tra la pioggia, il tempo, non riuscivo a capire. Cioè, abbiamo messo insieme tutti i vari elementi, e poi con 908 casi oggi in carico possiamo scontrare che il comportamento climatico ha comportato, ma ancora, come si dice, la prova provata, come la chiedono a livello giudiziario, che sia il clima una causa, ancora la stiamo comprovando, però esiste, è stata già asserita da vari specialisti, da vari psichiatri con cui collaboriamo anche. E invece lei pensa che dal momento che opera comunque fuori anche dall'Italia, lei pensa che l'Italia, più precisamente Milano, sta facendo qualcosa in più, sta facendo dei passi avanti oppure è sempre ferma? Riferito al clima, si può fare di più. Clima e anche in relazione appunto alla violenza. Violenze c'è da fare tutto ancora, perché siamo troppo indietro, nonostante ci sia un codice rosso, però mi dispiace dirlo, è ancora fallimentare. Troppe attese, troppe morti, troppe archiviazioni e troppe denunce delle vittime per aver denunciato e poi archiviato. Per cui diciamo che a livello climatico siamo indietro, perché ne parliamo tanto, ma fatti pochi. È la stessa cosa nelle donne e le violenze ai diritti umani, cioè parlano, parlano, parlano. Ma quando si tratta di fare,
scatta sempre l'assetto politico quando la politica non c'entra niente, trovano giustificazioni quando non ci devono essere, devono chiamare le operatrici, noi operatori, e valutare quali sono le problematiche reali su campo, non su carta, perché il gap tra la legge scritta e la realtà dei tribunali è veramente troppo alta, troppo grande, troppo estesa. Cioè non si arriva così a concludere niente. Se si va avanti così non concludiamo niente, né a livello climatico né a livello di vittime. E tutto si sta unendo. E secondo lei cosa si potrebbe fare? Quali sono le iniziative che bisogna intraprendere appunto per poter risolvere questa situazione drammatica? Allora, a livello violenze, incominciare a preparare più gli operatori. E la burocrazia del tempo, il tempo è essenziale per le violenze, come il tempo è essenziale per il clima. Cioè noi ci basiamo e attendiamo che qualcosa avvenga con una burocrazia italiana che è assurda. Per cui c'è un caso, bisogna agire, c'è un problema climatico, bisogna agire. Noi ci fermiamo davanti a una burocrazia, un tempo troppo lungo e alla fine non comporta nulla se non rimanere in stallo. Troppe parole, troppa gente che parla e pochi competenti, per cui è il tempo. Si dice che il tempo è denaro, bene, qui il tempo è il clima e il tempo è una vita, perché il clima viene inevitabilmente a toccare l'aspetto psicologico e della salute delle persone. Perfetto, grazie mille per questa intervista, grazie davvero, complimenti.